detto di Terlizzi alla Trapani, la novità di giornata. Cascione verso Latina, via Parma. L'indiscrezione è fondata, ma siamo solo nella fase embrionale, anche perché nel mirino del sodalizio emiliano c'è soprattutto Federico Di Francesco, promesso al Gubbio di Cristian Bucchi, guarda caso società satellite del Parma, club col quale il Pescara intrattiene ormai da un po' ottimi rapporti. Basti pensare alle operazioni legate ai vari Brosco, Rossi, Schiavi e Pigliacelli. Ecco allora che l'interesse del Parma per Cascione avrebbe un fondamento e soprattutto una ratio, il mediano, al fine di assicurarsi le prestazioni di un ottimo prospetto come Federico Di Francesco, valorizzato da Cristian Bucchi, che lo ha richiesto appunto per il suo Gubbio. Trattativa, ripetiamo, in fieri. Il Parma ha già parlato con Moreno Roggi, ex calciatore della Fiorentina, procuratore di Cascione, tra l'altro richiesto ufficialmente anche dal Carpi, neopromosso in B. Intanto chi è stato di fatto blindato da Pasquale Marino è Marco Capuano, che è vero, non nasconde le proprie legittime ambizioni. In fatto di mercato tutto può succedere, ma alla fine il 22enne difensore centrale non si muoverà da Pescara, come del resto è negli auspici dei tifosi biancazzurri. La mia volontà è, cioè, quella di rimanere, perché mi trovo bene e sto sereno. Però qualora ci venisse delle offerte irrinunciabili, come è stata quella di Verratti e Paris Saint Germain, così per la società o per me, che comunque cambia la carriera, non dico che vado sicuro, però uno ci riflette un attimo, perché giustamente c'è, cioè, prima, dietro di me c'è la mia famiglia comunque, quindi se, però ripeto, vedremo, ancora si sa niente. Marco Capuano, calciatore completamente rigenerato. Anche il giovane difensore pescarese lo scorso anno ha pagato lo scotto del noviziato, come tutti. Un'esperienza senza dubbio costruttiva, anche se il segreto di questo avvio senza alcun dubbio positivo è, secondo Capuano, la forza del gruppo. Sono sempre del parere che comunque il gruppo fa la differenza, quindi quando c'è squadra, c'è affiatamento, c'è entusiasmo, diciamo, un singolo giocatore esalta le proprie qualità, diciamo, e invece quando ci sono delle individualità si fa un po' più fatica. Però vabbè, è servito dell'esperienza. Io adesso sono veramente sereno con la squadra, siamo un bel gruppo, tutti giovani. Sembra di essere ritornati, diciamo, a Zeman, dove tutti giovani, nessuno che parla, e lavorano, si lavora tutti quanti insieme e c'è entusiasmo. Comunque è un bel entusiasmo. Hai detto una cosa importante: sembra essere ritornati indietro di 2 anni. Sì. Tempi di Zema, quindi anche dal punto di vista della disciplina, sì, delle, sì, regole. Delle regole, ognuno, diciamo, le sue righe, il mister è stato chiaro, quindi tutti lavorano al massimo, siamo un gruppo affiatato, comunque anche quando, diciamo, c'è concorrenza, anche quando, diciamo, il mister mischia le carte, c'è sempre competizione, le partitelle tra di noi sono sempre, diciamo, a pari livello. Quindi è una buona cosa questa e speriamo di continuare ad andare avanti così.